com'è nata l'idea di creare, di ideare questa mostra? Beh, l'idea è nata nel capire che le donne in qualsiasi campo approccino hanno sempre qualche difficoltà per l'incontro con i maschietti, che pensano sempre comunque che il posto è loro, e quindi le donne, insomma, devono sempre tutti i giorni dimostrare di esserci, di essere capaci, di mettere sempre le proprie competenze in risalto. La mia è una mostra, è partita come mostra didattica perché io sono un'insegnante, ma ho visto che è anche una mostra che piace molto poi al pubblico adulto, perché riconosce alcuni atleti dei tempi. È piaciuta agli storici, è partita nel novembre del 2014 da Roma, dalla sede del CONI, e ininterrottamente continua a viaggiare. Dobbiamo pensare che un De Coubertin non voleva assolutamente le donne alle Olimpiadi perché erano inestetiche. Oggi troviamo invece che le medaglie, se arrivano per molte nazioni, arrivano dalle donne. E oggi abbiamo nazioni che hanno portato alle Olimpiadi un numero di donne maggiore ai maschi per la propria squadra. Ultima cosa, ha scritto anche un volume, facciamolo conoscere anche ai nostri... È appena uscito dal grafico, lo presenterò proprio in questo mese, riporta lo stesso titolo della mostra, perché mi è stato chiesto da molti le notizie che oralmente racconto in queste occasioni, all'apertura di una mostra oppure in una conferenza stampa, che venissero scritte. Quanto è cambiato il ruolo della donna negli anni nello sport? Direi che dai primissimi anni è cambiato moltissimo. Se andiamo indietro nella storia, ricorderemo che magari le prime atlete erano pochissime intanto, e poi si parlava poco dello sport femminile. Invece adesso direi che siamo quasi lì, ecco, quasi tutto uguale. Il mondo si sta adattando al fatto che la presenza femminile in tutti gli ambienti politici, sportivi e non ci sia. Per esempio, io sono stata la prima a essere arruolata nelle Fiamme Gialle nell'atletica, quindi per me è stato un inizio che poi ha dato anche seguito a tante ragazze di avere questa possibilità qua. Ormai credo che sul lato sportivo non ci siano assolutamente più nessun tipo di differenza. Nei gruppi militari si viene arruolati nel campo maschile come nel campo femminile nello stesso modo, se ci sono i risultati. Quindi a tutte le ragazze, a tutte le donne dico: se abbiamo le stesse capacità degli uomini saremo premiati nello stesso modo.